Unit 19, accenni di equivalenze o sostituzioni. Allora, parliamo un attimo di equivalenze o accordi che si possono sostituire. Equivalenza è quando due accordi si assomigliano per contenuto di note, sono equivalenti, quindi a volte possono essere collocati in diversi punti della canzone assumendo nomi diversi. Ora ti vado a spiegare subito. Anche perché, attenzione, l'equivalenza assume il nome diverso secondo il contesto armonico nel quale si va a presentare. Allora, la 19.1, accordi minore settima. Di questa cosa te ne ho già parlato molto molto indietro. La minore settima, vedi, con la chitarra lo vediamo in questo modo. Ma se lo vedo così, la, do, mi, sol, cioè così. Se tolgo questo la, essendo sempre sovrapposizione di terza, ecco che mi trovo do, mi, sol. Questo è do maggiore. Se faccio do maggiore basso la, ottengo lo stesso suono, oppure la minore settima, è la stessa sonorità. Tant'è che, come vedi, che tutto va a combaciare do sesta, è come se fosse un primo rivolto di la minore settima. Assume un nome diverso a seconda di come viene collocato all'interno del brano, ok? E soprattutto di che basso, cioè il basso, la nota fondamentale, che nota fa. E andando avanti ancora, se andiamo avanti procedendo per terze, vedi la, do, mi, sol, si, un'altra terza, ecco che otteniamo la minore settima nona, che a sua volta è mi minore, la minore, scusami, mi minore, do maggiore, la minore. Questi tutti messi insieme. Sono sovrastrutture, come ti ho spiegato, che sono utili perché. Cosa ti serve sapere questo? Per esempio, se il bassista sta suonando la, e uno deve fare sotto una ritmica, non c'è bisogno che faccia per forza tutto quell'accordo. Può bastare che faccia semplicemente questo. Non ho il plettro giusto per farlo. E magari il pianista fa questo. Fa un do major 7, tu stai facendo un mi minore, se sei chitarrista, e il bassista sta facendo la. Questo è che un accordo formato da triadi, quindi un accordo così ampio, può essere separato. E che di norma quando si suona da soli si cerca di esplicitare l'accordo da soli. Questo è proprio, se sei un chitarrista, troverai questo ambito molto sviluppato nel mio manuale La chitarra ritmica, però se non lo sei, sappi che il concetto è questo, cioè che non ogni strumentista all'interno di un arrangiamento deve esplicitare la totalità dell'accordo, ma può prendersi cura soltanto di una parte di questo, tant'è che il bassista di solito fa la nota fondamentale, no? Ma fa tutto l'accordo. Andiamo avanti alla 19.2, vediamo accordi settima e minore settima quinta bemolle. Minore settima quinta bemolle è l'accordo che fino a questo momento abbiamo chiamato semi diminuito. E ecco che l'accordo di settima, do major 7, se portato fino alla nona, che diventa do, mi, sol, si bemolle, re, quindi un accordo di dominante, ha una somiglianza molto forte, togliamo il do, e abbiamo mi, sol, si bemolle, re, mi, semi diminuito, ok? Quindi questa è un'equivalenza, diciamo che a seconda del tipo di tensione, anche dell'accordo che si trova dopo, può assumere un nome o l'altro nome. Quindi sono sostituibili come equivalenze oppure proprio come sostituzioni. Andiamo avanti ancora. E abbiamo l'accordo di sol minore sesta, che è l'equivalenza del do settima nona o anche di mi semi diminuito. Cioè sol minore sesta, guarda. Sol, si, re, sol minore, la sesta e mi. Quindi sol, si, re, mi, sol minore sesta, è come se fosse un primo rivolto dell'accordo semidiminuito di mi semidiminuito, ok? Che a sua volta è quello. Vedi come tutti i conti tornano, perché ci muoviamo sempre per terze. Questa è una cosa non complessa. Più complesso è il 19.3. Respiro profondamente, perché la sostituzione di tritono. Ogni accordo di settima di dominante può essere sostituito con l'accordo di settima costruito a tre toni di differenza rispetto a quello di partenza. Allora,
questo parte, ti ho già parlato di questo termine, tritono, tre toni. E te lo ripeto, un'ottava è formata da 6 toni, da 12 semitoni. Tutti gli intervalli che noi abbiamo visto, si girando, cambiano nome o specie, cioè l'accordo maggiore rivoltato diventa minore, l'accordo minore rivoltato diventa maggiore, l'intervallo giusto rimane giusto, cioè quarta giusta rivoltata diventa quinta giusta rivoltata diventa quarta giusta, no? Tutti cambiano, tranne il tritono, che resta sempre il tritono perché divide a metà l'ottava. E c'è chi lo chiama quarta aumentata o chi la chiama quinta diminuita, dipende se tu dici do fa diesis, do re mi fa è una quarta aumentata, do sol bemolle, do re mi fa sol, quinta diminuita, ma sempre quello è. Partendo da questo presupposto e dall'armonizzazione di una scala esatonale, l'abbiamo fatta in sol. Questo è sol esatonale. Se io vado ad armonizzare questa, vedi che la triade di sol maggiore sarebbe. Ma io questa nota non ce l'ho, questa è la settima. Quindi mi si forma un accordo che è sol, si, lo prendo qui, sol, si, re bemolle, fa. Ok? Sol, re bemolle, fa, si. Questo accordo viene chiamato settima, quinta bemolle. Questo accordo è l'accordo che si forma sull'armonizzazione della scala esatonale ed è simmetrico. Perché la scala esatonale, ti ha spiegato prima Fabio, che è simmetrica, ok? Però attenzione, a distanza di un tritono, cioè da Sol al suo tritono, che quindi è Re bemolle, le note sono le stesse, però assumono un carattere diverso in modo enarmonico. Vado molto piano a spiegartelo perché è fondamentale, questo è il concetto che poi ti servirà per l'analisi armonica su un sacco di cose. Allora, guarda, il Sol è nota fondamentale, Si terza maggiore, Re bemolle quinta bemolle, Fa settima minore. Mi sposto qui e mi trovo Re bemolle, che era la quinta bemolle. Re bemolle, Fa, terza minore, scusami, terza maggiore. Sol, che in questo caso sarebbe La doppio bemolle, per essere chiamata quinta bemolle, no? Re, mi, fa, sol, la, quindi è sol doppio bemolle. E do bemolle, che è settima minore di re bemolle. Quindi vedi che do, sol, settima, quinta bemolle, Re bemolle, settima, quinta bemolle. Questo è il concetto, quindi due accordi a distanza di tritono, due accordi di settima con la quinta bemolle o privi della quinta che stiano a distanza di un tritono, hanno le stesse note e sono due accordi identici. Attraverso questo precedente è possibile sostituire gli accordi di dominante, meglio se privi della quinta, con un accordo di dominante che stia un tritono sopra o un tritono sotto, è uguale. E cioè, questo è Sol settima, lo sostituisco con Re bemolle settima. Tolgo la quinta, ok? Allora, questo, attenzione, io te lo sto facendo con la chitarra perché è il mio strumento, non avrei questa facilità sulla tastiera, però con tutti gli strumenti funziona così. Questa è una regola di teoria e di armonia, quindi io lo faccio sul mio strumento. Attenzione, ti ho detto già che le note importanti all'interno di una risoluzione, quindi in un quinto primo, sono le note guida, settima e terza, controsensibile e sensibile. Quindi, attenzione, stai attento qua, eh? Sol, si, terza, settima rispetto a Sol. Sostituisco con Re bemolle, che è il suo tritono, ed ecco che Re bemolle, Fa, che era la settima di Sol, diventa la terza di Re bemolle. Si, che era la terza di Sol, lo chiamo non più Si ma Do bemolle e diventa la settima minore di Re bemolle. Quindi, quello che era la cadenza perfetta,
chitarra, così senti. Diventa così. Senti com'è più bluesy, più da jazz band, dove hai questo. Tante volte l'hai sentita questa cosa. Addirittura a volte si risolve di nuovo anche su un tredicesima. Ok, ci dico. Attraverso quale principio fa questo mezzo tono? Perché un accordo dominante che fa quinto primo può essere sostituito da un accordo dominante che gli sta una quinta bemolle o quarta eccedente sopra e quindi risolve al grado che lo precede. Oppure questo è il concetto del tritono. Al 19.4 invece vediamo l'accordo di settima, non è l'accordo di minore sesta. In realtà te ne ho parlato anche poco fa, quando ti ho parlato dell'equivalenza tra il minore sesta e il mi settima, il minore sesta e il settima semidiminuita. Ok, comunque dagli un'occhiata a questo 19.4. Qui infatti vedi l'equivalenza tra do settima nona e sol minore sesta, senza la nota fondamentale del do, che sono molto simili. Ok. 19.5, vado veloce su questo perché 19.5 è molto importante, quasi quanto il tritono. 19.5 sono le dominanti secondarie. Osserva il seguente giro armonico. Do, mi minore, la minore sul settima, te lo suono, ok? Do, mi minore, la minore sul settima, do. Siamo in tonalità di do maggiore, la progressione infatti è 1, 3, 6, 5, quindi c'è un quinto primo. Andiamo alla riga sotto, vedi che c'è do, mi settima, la minore, sol settima. Allora, siamo sempre in tonalità di do maggiore, non abbiamo fatto nessuna modulazione, ma abbiamo messo dentro un accordo che è una dominante secondaria. Perché una dominante secondaria? Allora, le dominanti secondarie vengono inserite, a meno che non ci sia un motivo melodico, cioè che la melodia, la linea melodica vada a toccare delle note specifiche, le dominanti secondarie servono per creare maggior tensione all'interno di un giro armonico. Come si mette una dominante secondaria? Di norma si fa anticipare qualsiasi accordo che sia diatonico alla tonalità. Attenzione, ogni accordo che sia diatonico alla tonalità dà un accordo dominante che stia una quarta sotto. Ti ricordi che abbiamo detto la dominante risolve una quarta sopra? Ecco, è ovvio che se dico la dominante risolve una quarta sopra, è sottinteso che l'accordo di risoluzione ha una sua dominante che sta una quarta sotto. Bene, ogni accordo della tonalità, dell'armonizzazione della scala maggiore, quindi do mezzo 7, re minore settima, mi minore settima, fa maggior 7, sol settima, la minore settima, si semidiminuito, ogni accordo della tonalità può diventare un settima e risolvere con un salto di quarta, a patto che facendo un salto di quarta vada a risolvere su un accordo che è diatonico alla tonalità di impianto. Vedi come vado piano perché te voglio spiegare bene. Cioè, do, siamo in do, do major 7 diventa do settima e risolve su fa, re minore settima diventa re settima e risolve su sol, mi minore settima diventa mi settima, come nell'esempio che abbiamo visto che è la 19.5, e risolve sulla minore. Fa major 7, se diventasse fa settima, risolverebbe su si bemolle. No, fa non è una dominante secondaria. Sol è già dominante. La minore, se diventa la settima, risolve su re minore. Si semidiminuito, se diventa si settima, risolve su mi minore. Senti, sono tutti sempre salti di quarta ascendente. Quindi ogni accordo della tonalità, eccetto il quarto, può diventare una dominante secondaria e risolvere una quarta sopra. Questo per creare maggior attrazione all'interno del giro armonico. Allora tu mi dirai, e quindi come classifico questo fa settima? Perché come potrei, se in do maggiore trovo un fa settima, che cos'è quando faccio l'analisi armonica? Sembrerà strano, essendo in tonalità di do e trovarti un fa che è diatonico, ma questo fa settima non è una dominante secondaria, ma è un tritono. È un tritono di si settima. Perché il fa settima, se risolvesse,
farebbe un salto in si bemolle, a meno che non sia volutamente un punto per andare a modulare. Quindi questo fa settima avrebbe una risoluzione su, probabilmente su mi, ma vediamo. Comunque il fa settima all'interno di do non è dominante secondario. Questo permette per esempio di fare questi giri. Faccio per dire, qua ti trovi do, dove questo mi settima è il quinto del sesto, così viene definito. Questo è il sesto grado, questo mi o viene chiamato terzo settima, cioè il terzo grado, siamo in tonalità di do, mi è il terzo grado settima, quindi è implicito che sia una dominante secondaria, oppure considero che questo mi è il quinto del sesto, cioè in tonalità di do, la minore è un sesto grado e il mi settima è il quinto del sesto. Prima di andare in sol potrei andare anche in re settima, dominante di sol, ma qui ti trovi un sacco di esempi che ti daranno un po' di idee. È la parte delle dominanti secondarie è una parte molto importante, anche questo l'ho esaminato in altri manuali, ma ripeto, se non sei un chitarrista sarebbe troppo chitarristica l'esaminazione che ho fatto io. Nella 19.6 hai altre sostituzioni, in questo caso sono similitudini barra sostituzioni, dove l'accordo di settima con la nona bemolle ha la similitudine a mi diminuito, settima diminuita, ma così come il do settima nona aveva la similitudine di mi semidiminuito, do settima nona bemolle ha la similitudine con mi diminuito. È molto logico. Quindi per questa di 1.19 troverai parecchi esercizi nella parte dedicata ovviamente agli esercizi, e anche queste ultime unit sono belle succose, e quindi buon lavoro.